È uno spettacolo impietoso vedere il canale Albano in secca con le oche e le anatre che sguazzano in piccoli equatrini mescolati al fango. La necessità di Enel di effettuare i lavori di manutenzione ha reso necessario lo svuotamento del canale per la durata stimata in 30 giorni. Ora però la data è stata abbondantemente superata e c'è chi si preoccupa per la salute degli animali. Assessore Mascarin, a che punto è la situazione? Allora, le operazioni di graduale messa in secca, poste in essere da Enel Green Power, sono iniziate il 21 novembre scorso e sono stati funzionali appunto a una messa in secca del canale, in particolare della parte finale, quindi quella che affianca Viale Kennedy. Perché sul lato Viale Buozzi c'è stata la necessità di fare degli interventi importanti di manutenzione degli argini, anche in funzione di una serie di infiltrazioni che erano state segnalate. Purtroppo va detto che nella prima metà di dicembre ci sono state delle prolungate precipitazioni che hanno allungato i tempi e gli spazi anche di intervento e quindi abbiamo sforato nel mese di gennaio rispetto alla conclusione che avevamo preventivato entro il dicembre del 2022. Ad ogni modo, la prossima settimana, entro il 20, il canale verrà riportato e già è stata data debita comunicazione da Enel Green Power. Il canale verrà riportato nelle sue condizioni naturali, quindi tornerà, diciamo, il normale livello di acqua all'interno di tutto il tratto del canale industriale. Nel frattempo ricordiamo che comunque c'è stato un monitoraggio insomma, importante e continuo da parte di tutti i soggetti che hanno sottoscritto a suo tempo nel 2018 il protocollo per la salvaguardia e il benessere della fauna presente lungo il canale industriale, sia l'avifauna che l'ittiofauna, e quindi fino ad oggi diciamo anche che insomma, i nostri ospiti sono stati in condizioni comunque di sicurezza e anche di controllo. Il canale Albani, assessore, rappresenta un'oasi faunistica particolare sia per la selvaggina migratoria che per la stanziale. Ci sono dei progetti per valorizzarlo? Beh, allora, innanzitutto sicuramente il protocollo del 2018 che ha portato anche a interventi di riqualificazione per oltre 200.000 euro in questi anni importanti, sia rispetto al consolidamento degli argini, sia alla manutenzione di alcuni elementi come i ponti di attraversamento, sia anche rispetto alla parte che riguarda proprio la fauna, perché ricordiamo che questo protocollo prevede anche un contributo di Enel Green Power per quanto riguarda il sostentamento e l'alimentazione di tutta l'avifauna che è monitorata, censita, controllata anche sotto il profilo sanitario e quindi diciamo che ci siamo messi nelle condizioni complessivamente di garantire che il sistema ecologico di questo canale, che è un canale industriale, dobbiamo ricordarlo sempre, è comunque un sistema protetto, controllato, in cui soprattutto riusciamo a garantire che questa autostrada faunistica, perché questo è, che dall'entroterra si sposta fino al porto di Fano, veda condizioni di igiene e anche di sicurezza sanitaria che ovviamente devono essere garantiti tanto per la fauna quanto ovviamente per i cittadini.